Io ho più di tempo, che comprendiamo e condividiamo, ma qui non si è intervenuto neanche il Ministro. Questo è un quartiere di Castigliano d'Arsenio, se lo sono solo ricordato per portare problemi. Sono problemi. E in un bicchiere d'acqua, un litro d'acqua non ce l'ha, quella che c'è fuori fatta. Noi siamo in questa condizione, che è veramente un peccato mortale. Dottor Sapienza, io ci abito dal 69, era un signore qua, sì, seguito, ma viene insultato dalla mattina alla sera. Questo politicamente. Quando questi fenomeni riescono a risolvere i problemi, che buttano fuori? E poi ti cominciano a dire, no, però Tor Sapienza, sono tutti così, però Tor Sapienza, poi iniziano a dire che ci sono le bande, poi iniziano a dire che siete criminali, poi iniziano a dire, sì, è vero, non so se puoi contare, è vero, sto facendo, si è abbandonato, no, questo è un po' abbandonato dalla politica, allora che dicono, non dice la madre, quindi così c'è una scusa per dire che non si può fare niente, invece no, non ne parliamo. Tutte queste cose. Comunque questo è il documento. Ma se hai qualche io te lo lascio. È uno screening del territorio in maniera non è strumentale, non è nulla. Una cosa mi permetto di dirla, io ho sentito a tutti e lo rimproverati, se la campagna prosegue come la fanno, è colpa di quella, colpa, ci vediamo in piacere, fate una cosa, una piccola ma facciamo, ne sbaglio? No, è vero, quello sì. Cioè, qui c'è il coprifuoco della sera, ha un concorso, poi le vecchiette sono state scippate in pieno giorno alla posta di 380 euro che chiamano pensioni, ma non gli rendi, sì. No, allora, quello è un obolo di miseria. Io che la penso, era non mi sono mai nascosto, l'anziano dovrebbe aver tassiso il problema, quello che ha fatto nella vita l'ha potuto, invece l'anziano è abbandonato. I giovani che crescono lo sbando perché non c'è niente, tranne qualcuno che si diventa un po' la chiesa o la cosa sportiva. Ma neanche perché i villati danno fastidio. No, ma io oramai lo dico ai ragazzi soprattutto, siate egoisti e orgogliosi del vostro futuro. Se a me mi portano i progetti da qui a 30 anni, capisco, condivido, comprendo perché per i giovani che credo. Ma l'attuale che è.